Dido e Dado rimasero per alcuni secondi a bocca aperta, intenti a guardare la mamma dopo aver ascoltato la sua filastrocca. «Beh, che ne dite?» domandò Madame con un sorriso un po' forzato e carico di attesa. La tensione si delineava sul suo viso, aspettando l'atteso verdetto di un pubblico certo di parte, ma pur sempre ritenuto competente e soprattutto esigente in materia di fiabe, racconti e filastrocche. Il silenzio si prolungava e sul viso di Madame i segni di tensione si mostravano sempre più chiari, perché il verdetto tanto sospirato tardava ad arrivare. L'espressione divenne ancor più tirata ed insicura, il respiro cominciò a fiaccare le speranze riposte in un'accoglienza entusiasta e senza pregiudizi. Gli occhi si riempirono di un velo lattiginoso che iniziò ad offuscarle la vista. Proprio in quei deboli istanti dove l'insicurezza di Madame Crollerò montava veloce come un brivido lungo la schiena, le sembrava addirittura di sentire nella sua testa la voce del mietitore di incertezze che raccoglieva messe di dubbi con il sorriso perfido e la musica dello squalo pulsando sempre più insistente nelle tempie di Madame. «Oh mio Dio!» pensò con aria smarrita. «Ecco che ritorna il malefico!» «Il mio ghigno adesso è giusto, il violino ben accordato. Tocca fare un bel trambusto per mostrare a chi ha creato la tensione viva e pura, diffondendo ancora un po' nelle ossa la paura e nella testa di Crollerò». Le manifestazioni di affetto e di apprezzamento di Dido e Dado ebbero l'effetto di risvegliare dal pericoloso baratro Madame Crollerò, che scacciò in un attimo il presagio di una deriva fatta di ansie e di paura. «Brava mamma!» esclamarono in coro i due bambini, stringendo al collo e tra le braccia la novella scrittrice, che ora rivelava segni di convinta soddisfazione del lavoro svolto, grazie all'apprezzamento percepito come sincero che gli arrivava dai due marmocchi. Va bene ragazzi», disse loro cercando di darsi contegno e di apparire comunque abbastanza distaccata dalle emozioni che aveva provato, leggendo la sua filastrocca e non di meno dall'attesa spasmodica di un totale consenso del suo primo e qualificato pubblico che l'aveva ascoltata. «Adesso tutti a nanna», invitò i suoi pargoli in modo perentorio. «Ma mamma, hai scritto solo questa?» chiese Dado piroettando nella stanza tutto entusiasta di avere per mamma una novella scrittrice. «Beh, a dire il vero, ne ho scritte altre», disse cercando di darsi un tono un po' impacciata Madame Crollerò. «Davvero?» esclamarono stupiti i due bambini. «E che cosa hai scritto?» provarono a chiedere. «Beh, ho scritto diverse filastrocche che hanno come personaggio principale questa pallina, la quale si trasforma continuamente ed in qualche modo cerca di raccontare il mondo dal suo punto di vista, partendo dalle storie più semplici e magari un po' bizzarre», concluse Madame Crollerò, che era riuscita a scrollarsi di dosso l'imbarazzo iniziale. «Wow!» si limitarono ad esclamare Dido e Dado. «Ma ci leggeresti le altre?» aggiunsero. «Beh, certamente, un po' alla volta. Ma ora bisogna fare le ninne, perché domani, che è sabato e non si lavora e neanche si va a scuola, andremo insieme a Luna Park». «Evviva!» urlarono contenti Dido e Dado. «Compri lo zucchero filato e possiamo fare il tiro a segno e andiamo nel labirinto degli specchi e la casa degli orrori», incalzavano in un crescendo di richieste i due bambini. «Va bene, lo farò sicuramente», sorrise Madame Crollerò cercando di frenare il loro entusiasmo, rinnovando l'invito ad andare a letto. «Ah, domani verrà anche Tata Tatina Tata, perché glielo avevo promesso, è così affettuosa e simpatica», disse la mamma.